poi devo dire che per noi che siamo ragazzi e siamo arrivati come ragazzi, normale, attraverso un casting così, a realizzare dei nostri sogni, che è quello di cantare, della recitazione, partecipare a un festival del genere è una grande cosa, quindi vi ringrazio per l'invito. Alan, voglio subito parlare, poi torniamo alla band, torniamo alla musica, però voglio parlare subito di un progetto importante che riguarda il progetto cinematografico. Qui siamo Ragazzi e Cinema, e oltre alla musica, alla radio, l'attività principale è quella del cinema. Progetto importante legato a una vicenda legata al nostro territorio, all'Italia, che ha colpito veramente tutti noi, il terremoto in Abruzzo, vero? Sono praticamente da poco sono iniziate le riprese all'Aquila di questo film di cui faccio parte, e le riprese sono ambientate nelle tendopoli dell'Abruzzo, e che comunque è molto positivo perché diciamo aiutano a mantenere viva l'attenzione del pubblico e dei media in un luogo dove più telecamere ci sono comunque meglio è, perché finché rimarrà l'attenzione mediatica e quindi della popolazione sul posto sappiamo che è più facile far arrivare aiuti alle persone. Personalmente sono rimasto molto colpito, io ero lì fino a ieri notte e ho passato i miei primi 2 giorni di set in Tendopoli e davvero non mi rendevo conto dalla televisione di quella che è la loro realtà. Quindi oltre a essere estremamente soddisfatto per il progetto, che comunque faccio un film e quindi è un po' il sogno della mia vita, no? Sono anche stato colpito dal lato umano, perché comunque mi arricchisce molto da quel punto di vista. In più il progetto sono tutti giovani, perché il regista si chiama Giuseppe Tandoi, questa è la sua opera prima, e quindi è giovanissimo, ha 26 anni, gli attori comunque è una commedia giovanile, quindi sono tutti giovani, e anche tutte le persone, comunque gli attrezzisti, la produzione, la sceneggiatura, sono tutti ragazzi giovani, quindi è un film comunque fatto da giovani che parla di giovani, e quindi è bello anche per questo, perché in Italia se ne vedono poche purtroppo di cose così. Quindi. Marco, tu e la musica, un binomio che ha cominciato a costituirsi quando? Avevo 6 anni quando ho cominciato a studiare chitarra, insomma, studiando, poi fino a 12 anni sei uno familiarizza con lo strumento, poi lo studi, diciamo, un po'. Però la cosa molto interessante soprattutto perché ora la musica è diventata sempre qualcosa che nel bene o nel male si accoppia molto bene con le immagini, è un periodo in cui tra videoclip, cortometraggi, una volta prendendo piede questo binomio inscindibile di immagini. Quindi a me, diciamo, dal punto di vista dell'attore, del musicista, mi dava comunque la possibilità di poter avere una visuale che o da una parte o dall'altra, insomma, non ha eco. Ragazzi, ma rispetto alla popolarità, no? Com'è cambiata la vostra vita da quando è iniziato il tormentone serale? Con te partirò e da quando sono iniziati gli spot in TV. Luca. Noi in realtà siamo di soldi, non siamo nella carriera che metta, quindi non sapremo. No, comunque no, niente, nonostante tutto siamo rimasti comunque